Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Megozzo e benvenuti su questo nuovo video, attenzione, su vostra richiesta, su Fortnite. Sì ragazzi, quindi faremo dei video di Fortnite ogni tanto, ve l'avevo già detto, e magari mo vediamo 2-3 volte a settimana anche in base agli impegni che ho. Quindi la cosa che vi chiedo è, mi raccomando raga, iscrivetevi al canale e supportate tanto tanto il video, perché arriveranno anche altri video nuovi su Fortnite, tante sfide e tante cose belle. Quindi mi raccomando ragazzi, se volete che shoppo, mi raccomando sempre nei commenti scrivetemi quello che dovrei fare, perché tranquilli che li leggo. Vi chiedo già scusate prima se sentite la mia voce che è uno schifo, ma ragazzi continua la mia crociata contro il raffreddore e la febbre. Nonostante tutto ci provo a portare video finché crollo a terra. Sei, porca miseria. Quindi vedremo degli easter egg di Fortnite che c'erano anche prima degli aggiornamenti, che adesso non ci sono più, che più che easter egg sono fatti a riferimenti a cose reali e a cose palesemente reali. Quindi ora vedremo un po'. Mi raccomando, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e commentate il video. Ricordo che se volete essere salutati in tutti i prossimi video trovate il mio Instagram qui e in descrizione. Quindi mi raccomando, venitemi a seguire così avete la possibilità di essere salutati da me nei prossimi video. Come anche detto in precedenza, vedremo anche molti posti bellissimi dove potremo trovare tanta roba comunque da lottare, da fare. Quindi ora con calma vedremo tutto. Allora, partiamo da questo primo easter egg che comunque molti di voi comunque sapranno, perché magari ci può stare che alcuni di voi abbiano già trovato queste zone qua. Ma io ragazzi, prima di trovare queste zone qua non sapevo assolutamente niente, non riuscivo a trovare molte cose. Quindi guardate un po', stiamo costruendo un attimino una base su cui poter guardare benissimo questo primo easter egg che si trova vicino, vabbè, a nord della mappa ragazzi, che ricorda moltissimo, guardate un po', un Autobot. Sì, avete visto sicuramente tutti quanti i Transformers ragazzi, dove diciamo che si può... le auto si trasformano in cose giganti. E proprio qui su Fortnite ricorda, cioè, questo piccolo riferimento alla vita reale, dove... perché è una vita reale che hanno fatto il film, dove c'è questo riferimento, dai facciamo così, a Transformers e soprattutto a Optimus Prime, che è l'Autobot più grande formato da un camion. Infatti vedete, la sua faccia è un camion, le sue braccia sono delle auto e tutto il resto. Comunque spariamo, perché vi faccio vedere comunque che lo possiamo distruggere. Quindi se avete priscio ragazzi, venite qui e distruggetelo. Andiamo con il prossimo easter egg ragazzi, che si trova qui in questo punto di mappa. Guardate bene dove sto mettendo il segnalino, esattamente qui, vabbè. Forse molti di voi, come ho già detto anche in questo video, avranno già visto queste parti di mappa. Però posso capire che ci sono alcuni tra di voi, tra il pubblico, che non hanno mai visto. Quindi vediamo un po' che cosa c'è qui. Allora, ora ci butteremo ragazzi. Quindi io vi consiglio di buttarvi più o meno a contatti confusi, in modo tale che riuscite ad arrivarci piano, riuscite anche a trovare benissimo la zona. Allora, questa zona qui che abbiamo messo sulla mappa, vi dico anche che ovviamente tutte le zone che vedremo da adesso in poi, che diciamo fanno parte anche di questi easter egg, di questi riferimenti a film, cose, la vita reale eccetera eccetera, sono anche grandi zone di loot. Infatti ragazzi, guardate dove siamo atterrati. Allora, come prima cosa ci prendiamo subito lo scudone e apriamo questa bellissima cassa. Boom ragazzi, ci siamo già fatti lo scudo da 100. Ora beviamo sia uno che l'altro, così casomai trovo qualcuno, perché queste partite le registro a prescindere dagli easter egg ragazzi, che faccio brevartino. Una sedia gigante, l'avete sicuramente notato. Dite la verità che nessuno aveva mai visto che era una sedia gigante ragazzi, guardate. È una sedia gigante con quattro piedi, lo schienale bucato, insomma tipo quelle sedie che c'erano negli anni 80. Tipo siete a casa dei vostri nonni, no? Una sedia del genere sicuramente la trovate. Comunque ora andiamo a fare, lottiamo un po' in giro ragazzi, perché come vi ho già detto questa zona è una zona molto ricca di loot. Ci sono anche, potete trovare dalle 2 alle 3 casse su quella cosa lì. E soprattutto vabbè, questa cassa qui ci sta sempre, quindi la prendiamo e ci riforniamo alla grande. Vabbè dai, sta mitretta ci sta, perché raga avete notato che le mitragliette sono più forti degli assalti in sto gioco. Mamma mia che bomba. Infatti ragazzi vedete, c'è una sedia, vabbè ora la spariamo, la distruggiamo. Ecco adesso, guardate un po', è la sedia dei nani, la sedia dei bambini di 10 anni. Comunque questo è tutto. Questo easter egg qui che si trova vicino qui in Napoli, guardate il punto esatto dove abbiamo messo il nostro indicatore, è un punto molto particolare, perché siccome è nascosto diciamo tra delle montagne, quindi non si trova molto facilmente, troveremo una cosa che vedete adesso a schermo. Quindi guardate dove siamo adesso. Ora ci scendiamo e ci arriviamo e ve lo faccio vedere. Ok, aperto il nostro ombrello, guardate un po', si inizia già a intravedere
il nostro autobus tra le montagne. Sì, perché forse non tutti se ne sono accorti, non tutti ci sono mai arrivati in questa zona, perché ovviamente tutti scendono sulle città e sui vari posti. Guardate un po' qui, anche questa è una grande zona di loot dove potrete trovare dall'una alle due casse, insomma, in base a come siete fortunati. Io guardate un po', ci abbiamo già lo scudone da 50. In base a come siete fortunati potete trovare anche qui molte cose da lootare. E questo autobus, ragazzi, vi sarete sicuramente accorti che è simile all'autobus che ci accompagna, diciamo, nell'isolotto dove ci scanniamo come cani per giocare a Fortnite. E questo autobus qui ancora non si sa bene il motivo. C'è chi dice teorie che sono vere, c'è chi dice teorie che sono false. A me piace sempre dire la mia, lo sapete. Sarebbe l'autobus che ci accompagna, che sembra essere caduto, ragazzi. Infatti vedete, se lo spariamo un po' che il poverino si distrugge. Sembra proprio essere l'autobus che ci accompagna, che è caduto, non so perché. Insomma, si trova in questa parte di montagna, ancora non è chiaro il motivo per cui si trovi qui, perché è caduto, non si sa ancora. Però se andate in questo punto di mappa, ragazzi, potete trovare questo autobus qui, potete trovare un ottimo loot. E ovviamente su tutti, diciamo, gli easter egg che vi sto facendo vedere, mi piacerebbe sapere anche la vostra. Ecco, la safe zone è lontanissima come la merda e non ho niente. Vedete, in questo caso sono stato molto molto sfortunato, grande, ammazzo, mi ammazzo pure. Procedendo, ora passiamo a tanti piccoli easter egg che possiamo trovare in giro per la mappa. Il primo, ragazzi, lo troviamo qui a Borgo Bislacco, quindi ora ve ne farò vedere alcuni perché sono tantissimi, cioè sono 3, 4, 5, non mi ricordo esattamente quanti. E ci sono, se avrete notato, non so, forse in giro per la mappa li avrete notati ogni tanto, ci sono degli orsacchiotti tipo stile Call of Duty Black Ops, no? Ci sono degli orsacchiotti in giro per le case, per le mappe. Quindi adesso andiamo a vedere il primo dove si trova, un attimo atterriamo e ve lo faccio vedere. Quindi, ragazzi, vedete, una volta che scendete dovete andare a la casa blu, quella che sta a Borgo Bislacco. Quindi vedete, ci atterrate, lo riconoscete anche dalle finestre sdrammate così. Chiudete la porta, ancora entra qualche cane, luttate tutto, se ci state a luttare ovviamente. La porta di sinistra, ragazzi, c'è un teddy bear, guardate che figo! Questo qui, ragazzi, negli scorsi aggiornamenti, se lo fissavate con l'arma, l'accetta, quello che è, vi cambiava il mirino. Infatti vedete, il mirino nostro è bianco. Molte volte, spesso e volentieri, diventava giallo o rosso in base alla posizione degli orsacchiotti. Comunque vedete, voi se lo sparate, poverino, sparisce. Il secondo, per così dire, ragazzi, lo trovate qui, tra la fabbrica, tra pinacoli pendenti e spiagge snob. Insomma, ci sarete sicuramente passati. Chi è che non c'è passato mai da quella fabbrica? Quindi ora vi faccio vedere dove si trova il secondo teddy bear, che mi piacerebbe sapere anche da voi nei commenti, secondo voi cosa significa. Ecco qui, quindi scesi più o meno qui alla fabbrica, dovete andare su questa piccola costruzione qui, aprire la porta, spaccate a go go questo muro. Guardate un po', ragazzi, c'è un'auto come se fosse quella di un meccanico e c'è il nostro secondo orsacchiotto, che come vi ho già detto prima in tutti gli aggiornamenti precedenti, ragazzi, serviva a cambiare il colore del mirino. Solo che da adesso, ragazzi, questa cosa, diciamo, è stata fissata, non c'è più, semplicemente. E adesso ci sono questi orsacchiotti così alla deriva in giro per la mappa. L'altro orsacchiotto, ora vi faccio vedere dove si trova. Dovete andare e mettere l'indicatore qui a Corso Commercio. Ora vi faccio vedere precisamente dove è la casa. La casa su cui scendere, ragazzi, è questa casa qui, che vedete che sta in mezzo più o meno alle altre case. La riconoscete comunque che è una casa scassata, quindi basta che andate a vedere, la casa scassata, tutta ricoperta, tappezzata di legno, proprio perché boh, è scassata, raga, che vedevo dire, è scassata. Anche qui è grande zona di loot, potete trovare munizioni a go-go e fino a due casse. Sento dei passi, non so se c'è sta qualcuno, penso di sì. Vabbè, adesso già, raga, ce la cazzeggiamo, tanto abbiamo il pop, abbiamo il vampa, ora ce la cazzeggiamo un po', dai. Eccolo, ragazzi, eccolo, vai, tento di prenderlo col pompa, tanto ci abbiamo tempo da perdere. Dai, ora lo seguiamo, dove vai, zio? Oh, ecco, ragazzi, avete visto lo sacchiotto? Era lì, eccolo lì. Aspettate, fatemi ammazzare questo, ecco. Prendiamoci il loot di questo, ok, facciamo un mattone e legno, nient'altro, bello. Aspettate, raga, che sento boom. No, ma come ho fatto a lisciarlo? Aspetta, ecco, abbiamo ucciso un altro, ecco. Ok, adesso siamo sicuri che non viene più nessuno. Quindi, ragazzi, come entrate? Andate a destra e qui c'è l'altro sacchiotto, che questo qui era dentro una vasca, che purtroppo, ragazzi, stavo piccolando quello lì e la vasca si è rotta. Comunque lo trovate nella vasca, nel bagno, nella casa scassata, come entrate a destra. Anche questo distrutto, bene. Il prossimo, ragazzi, è un po' una rogna da trovare, perché si trova lì al laboratorio, alla punta della mappa. Quindi se in questo caso come me finite che l'autobus va dall'altro lato, ci metterete un po' per arrivarci, anche perché ci stanno due zone importantissime da lottare lì dentro. Ok, ragazzi, dopo aver lottato un po' ho trovato un pompa blu, un vampa verde e una mitraglietta viola, epica. Allora,
Questo qui, ragazzi, prima, precedentemente, era su... Ah, ecco, qui ci sta una cassa, ecco, vedete. No, sono caduti giù, vabbè, dai. Precedentemente, ragazzi, guardate qui. Tada! C'è un altro sacchiotto che sta su, tipo, cosa, una bicicletta, tipo quella ai francesi che trasporta le persone, ragazzi, non mi ricordo ora come si chiamano. Comunque, questo sacchiotto qui, questo teddy bear, precedentemente, ragazzi, era seduto su un trattore. Con l'aggiornamento, ragazzi, è stato messo su questa bici, non so perché, vabbè. Sì, l'ultimo teddy bear, se vogliamo chiamarlo così, perché adesso vedremo altri due bear, ma... bear giganti, lo trovate a Parco Pacifico, sempre nella seconda casa scendendo dall'alto. Quindi se voi guardate, guardate Parco Pacifico dall'alto, dovete guardare la seconda casa verso la fine della mappa. Ora lo faccio vedere. Poi uscite e dirigetevi alla cassa, quella celeste cielo, insomma, non quella blu. Boom, ragazzi, un altro teddy bear, che questo qui, come tutti gli altri, cambiava la mira fino agli scorsi aggiornamenti. Poi ovviamente se lo sparate sparisce, quindi ancora questa cosa è da chiarire. E qui si concludono tutti i teddy bear che abbiamo visto. Ragazzi, questo easter egg penso che lo conoscete tutti. Si trova proprio a nord della mappa, dove ho messo il puntino. È il, diciamo, l'easter egg del lama. Penso che lo conoscete tutti. Oddio, forse qualcuno lo conosce. Ragazzi, se guardate adesso questo qui, questa costruzione dove siamo atterrati, è molto somigliante, anzi è uguale a un lama. Infatti questa zona qui, ragazzi, è sempre zona di loot, ma per quanto te l'ho spiegato io vi dico già che non ci troverò mai niente. C'è una zona di loot dove potete trovare fino a tre case, se non sbaglio. E questo lama qui, ragazzi, è stato messo più che altro per inaugurare, se non sbaglio, il lama, quello che troviamo in giro per la mappa, che ne stanno solo tre, se non erro, sempre in tutta la mappa, dove possiamo trovare materiale a buttare, che vi ho già detto è stata messa in concomitanza per inaugurare il lama, che ora vediamo se lo troviamo. Quindi forse magari non l'ha mai visto nessuno il lama, ma penso l'avete visto tutti, ragazzi. Bene, ragazzi, l'ultimo easter egg, che vabbè, come se vogliamo chiamarlo così, io lo chiamo riferimento, si trova dove ho messo questo punto qui, e l'altro lo trovate in, vabbè, guardate, nel primo punto qui, ragazzi, e poi procediamo, vi faccio vedere l'altro. Allora, scendete con l'autobus, perché ora scenderemo. No, ecco, guardate, ci siamo arrivati. Questo orso qui, che potete trovare a Corso Commercio, una stradina proprio a fianco. Cioè, un orso, avete mai visto, ragazzi, l'orso Yogi, no? Quando eravate piccoli. Si trova accanto a Corso Commercio, ed è un orso che sta su un flauto che porta dei pesci. Quindi ancora non, forse è stata messa lì per dire che si trova, che lì c'è Corso Commercio. Vabbè, come tutte le altre cose, se le distruggete se ne va. Toh, guardate un po' cosa ho trovato, ragazzi. Proprio la cosa dell'easter egg precedente del lama. Questo lama qui, che è il lama portatile, che se voi lo aprite ci trovate il mondo dentro, fa proprio riferimento al lama con la statua gigante in metallo che abbiamo visto prima, che è anche lootabile. Infatti guardate un po'. Ah, abbiamo dato un fortino portatile, scudo, vabbè, munizioni, era e materiale, vabbè. Ah, rifugio ritirato, ragazzi. Ecco qui l'altro teddy bear che sta a suonare il flauto. Questo fa parte dell'orchestra, però era meglio se c'era uno che stava a suonare la chitarra. E anche questa grande zona di loot con munizioni a buttare. Quindi se non avete munizioni, ricordatevi sempre, venite al rifugio ritirato, perché io qui ci trovo sempre munizioni. Non so, sarà la partita, ma io ci trovo sempre munizioni. Infatti già qui stanno due casse, sto messo bene proprio di munizioni. Un po', boh, oddio. Non avevo mai usato dentro una casa il fortino portatile. No, so, la costruzione grande che è il fortino portatile. Benissimo, qui mi sto buggando, attenzione signori. Sì, anche l'ultimo è andato via. E ragazzi, se il video vi è piaciuto, su questi easter egg, su questi riferimenti a tutte le cose che magari non sapevate, perché posso capire che forse li sapevate già, alcuni forse non li sapevano già. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici per farvi sapere questi easter egg, e commentate nei commenti se devo shopparmi qualche skin, soprattutto se avete altri video di Fortnite. Detto questo, io vi ricordo che in descrizione trovate le mie maglie ufficiali in edizione limitata di Ronaldo Junior, quindi andatele a comprare, e il mio Instagram se volete essere salutati in tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando, raga, passateci, che vi aspetto, così vi posso salutare. Ragazzi, come Gozzo che vi saluta, spero il video vi sia piaciuto su questo easter egg. Ci sentiamo al prossimo video di Fortnite. Ciao!